La versione vulgata della storia antica dice che le civiltà umane si svilupparono e crebbero l'una in modo indipendente dall'altra. D'altro canto, come immaginare che popolazioni poco più che primitive potessero riuscire a navigare oltre i mari, addirittura oltre gli oceani sconfinati? A dire il vero, prove contrarie ce ne sono in abbondanza. Noi ne esamineremo una in particolar modo, il Nord America, nella parte che corrisponde grosso modo alla parte orientale del Canada. Vivevano i Mi'kmaq, che pare possedessero un loro sistema di scrittura. I geroglifici Mi'kmaq dimostrerebbero che l'Egitto e il Nord America, in fondo, non erano poi così lontani nemmeno migliaia di anni fa. I Mi'kmaq fanno parte di quelle che sono definite First Nations. Così sono indicati tutti i popoli autoctoni del Canada. Abitavano nel territorio odierno del New Brunswick, Nuova Scozia, isola Prince Edward e parte della penisola Gaspé. Il loro nome viene traslitterato in Mi'kmaq, ma è più esattamente Mi'kmaq. Parte di questa popolazione esiste ancora, anche se i suoi appartenenti sono in numero assai ridotto, nell'ordine delle poche migliaia di individui. Così come tutte le popolazioni indigene delle Americhe, i Mi'kmaq hanno tradizioni e storia molto remote. L'aspetto che maggiormente interessa gli studiosi contemporanei relativamente ai Mi'kmaq è il loro sistema di scrittura. Sappiamo che le tribù native americane non sentivano il bisogno di lasciare per iscritto le loro conoscenze, tant'è che le testimonianze che abbiamo sono sporadiche e per lo più consistenti in petroglifi. Ma sembra che i Mi'kmaq avessero sviluppato un loro sistema di scrittura, che usavano su fogli fatti con la corteccia della betulla, e le penne erano gli aghi dei porcospini. I geroglifici Mi'kmaq sono controversi e affascinanti, e potrebbero aiutarci a scrivere un'altra storia. Ci sono due diverse correnti di pensiero relative ai cosiddetti geroglifici Mi'kmaq. La prima, quella ufficiale, che tende a far rientrare questo sistema di scrittura nell'alveo della narrazione accademica, dice che ad inventarli furono i missionari cristiani nel XVIII secolo. La seconda, invece, sostiene che essi dimostrerebbero un contatto tra l'antico Egitto e il Nord America. Se non vere e proprie migrazioni, di certo proverebbero l'esistenza di navigatori in grado di attraversare l'oceano. Cominciamo narrando la versione ufficiale. Il Canada, nello specifico dei territori che ho nominato prima, fu colonizzato dai francesi e i missionari si diedero da fare per convertire le popolazioni autoctone al cristianesimo. Padre Pierre Mellar inventò un sistema di scrittura per trasmettere i testi sacri agli indigeni Mi'kmaq. Tradusse i salmi e scrisse un libro delle preghiere pensato appositamente per catechizzare i nativi del posto. Pare che Mellar, questo sempre secondo la narrazione ufficialmente riconosciuta, abbia modulato il suo sistema di scrittura sui geroglifici egiziani. Il motivo? Essi conservavano una certa aura di sacralità. Inoltre, permettendo di esprimere concetti più che fonemi, si adattavano facilmente ad ogni tipo di linguaggio e di comunicazione. Ma ecco che appare la prima crepa in questa storia. Perché mai un sacerdote cristiano avrebbe dovuto preferire i geroglifici egizi all'alfabeto latino? E soprattutto, come faceva padre Mellar a padroneggiare con tanta disinvoltura una scrittura che sarebbe stata decifrata solo alcuni decenni dopo? Agli inizi del XIX secolo ci fu un ritrovamento che avrebbe segnato una data importante per decifrare la scrittura dell'antico Egitto. Era in pieno svolgimento la campagna napoleonica per la conquista dell'Egitto. Durante i lavori di riparazione al forte di Rosetta, città del delta del Nilo, un soldato trovò una pietra di granito nero ricoperta di incisioni. Dopo varie vicissitudini, la pietra finì a Londra, al British Museum, sede in cui si trova tutt'oggi.
su quella che oggi è nota come Stele di Rosetta, erano presenti tre incisioni, una in greco, una in demotico egizio e una in geroglifici, che suscitarono l'attenzione di studiosi, egittologi e linguisti. Fu nel 1822 che Jean-François Champollion, docente di Grenoble, comparando i tre tipi di scrittura, riuscì a decifrare i geroglifici fino a quel momento semplici disegni misteriosi. Come avrebbe potuto padre Mellard circa 70 anni prima riuscire a decifrare tutto da solo quell'enigmatica scrittura, al punto da farla propria? Sembra quindi che la spiegazione del suo uso dei geroglifici Micmac sia un'altra, e cioè che quei geroglifici non fossero derivati dall'egizio, ma fossero proprio della popolazione Micmac. Qualche decennio prima ancora, padre Christian Leclerc, frate francescano e a sua volta come padre Mellard missionario tra i Micmac, aveva notato come i ragazzi più giovani usassero a puntare le sue parole su pezzi di corteccia di betulla. Notò la loro scrittura fatta di disegni e decise di adottarla per tradurre alcuni termini tipici del catechismo cristiano. In una parola, i geroglifici Micmac non sono stati inventati di sana pianta, ma erano già usati dai nativi e vennero soltanto mutuati dai missionari cristiani a loro uso e consumo. Il professor Barry Fell è stato uno dei più ferventi promotori dell'idea di un contatto primitivo tra il popolo del cosiddetto vecchio mondo e quello del nuovo mondo. Nella sua opera più nota e controversa, America B.C., fa una comparazione tra i geroglifici Micmac, così come riportati da padre Mellard, e quelli egizi. Mentre c'è chi contesta i suoi paragoni, dicendo che non vi è una reale somiglianza. Quella che emerge da un confronto fatto senza pregiudizi è invece una palese vicinanza. Ci sono, questo è certo, geroglifici che i missionari hanno costruito per i loro scopi di catechesi. Sono quelli che servono ad esprimere concetti strettamente inerenti alla dottrina cattolica, come la sovranità del Cristo descritta con un globo, il cerchio segnato da una croce e una croce sovrapposta ad esso. Ma ci sono anche simboli usati in modo tale da mostrare una derivazione diretta dell'antico Egitto. Ad esempio, il cartiglio. Fu solo Champollion a capire che il cartiglio era il segno grafico dentro il quale venivano scritti i nomi dei personaggi più importanti. Padre Mellard usò il cartiglio alla stessa maniera, ma essendo vissuto prima della decifrazione della Stele di Rosetta, questa non poteva essere una creazione originale. Per forza doveva averla mutuata dai geroglifici Micmac. A questo punto non resta che una domanda da porsi. Perché cercare di negare un'evidenza? Cosa dimostra il fatto che una popolazione di nativi americani, che vivono e sono sempre vissuti in una remota regione del Canada, aveva un sistema di scrittura molto simile a quello usato in Egitto migliaia di anni fa? La prima spiegazione razionale è che questi due popoli, seppur così lontani, abbiano avuto dei contatti, magari diretti. Significa però ipotizzare che gli egizi sapessero navigare così a lungo e così lontano. Ma in fondo, perché no? Sappiamo che avevano conoscenze di astronomia eccezionali, che sapevano qual era la forma della Terra e le sue dimensioni. Sono in tanti ad ipotizzare anche contatti tra egizi e celti, tra egizi e fenici e tra egizi e vichinghi. Il mondo antico era meno isolato di quello che ci vorrebbero far credere. L'altra spiegazione è quella della civiltà madre, che regalò il suo sistema di scrittura a tutte le sue colonie, sistema che poi venne declinato in forme differenti. Forse era Atlantide, o forse Mu, o forse entrambe. Certo è che ci sono simboli ancestrali che ricorrono in tutte le civiltà umane, se non si possono attribuire al mero caso o coincidenza. Così come non è un caso o coincidenza che vi siano strutture piramidali tanto simili nei vari angoli del globo. I geroglifici Micmac sono solo un altro pezzetto, forse non uno dei più importanti, ma di certo uno dei più affascinanti di questo grande puzzle che è il nostro passato, quello che tanti vogliono cancellare e che tutti abbiamo dimenticato.
La Bibbia non è solo un libro sacro di ebrei e cristiani. All'interno di questo voluminoso tomo, composto da più libri, ci sono rivelazioni che si collegano a quelle presenti, anche in altre tradizioni millenarie. Per tutti coloro che credono nell'esistenza di Atlantide, la Bibbia porterebbe prove concrete, come il Grande Diluvio. E ancora più interessanti sono i cosiddetti manoscritti del Mar Morto, dove ci sono nuove rivelazioni sull'Arca di Noè. Come sappiamo, i libri sacri che compongono la Bibbia sono stati più volte rimaneggiati nel corso del tempo. Vuoi per le traduzioni da una lingua all'altra, vuoi per errori di trascrizione, vuoi per le decisioni prese in seno al consenso religioso, la canonizzazione di certi libri e l'espulsione di altri. Possiamo dire con certezza che quello che era il corpus originario è stato pesantemente manipolato, sia volontariamente che non. I manoscritti del Mar Morto sono un'eccezionale testimonianza perché rappresentano la versione più antica che abbiamo della maggior parte dei libri che compongono la Bibbia ancora oggi. Praticamente tutti, eccezion fatta ovviamente per il Nuovo Testamento e per il libro di Ester. Si tratta di rotoli di papiro e pergamena, ma anche di rame, come vedremo, che sono stati ritrovati in tempi recenti e in diverse fasi. In alcuni casi i libri sono praticamente completi, in altri invece possediamo solo dei frammenti. Molto si sa, ma molto resta da fare. Perché questi manoscritti sono tanto importanti? In parte lo abbiamo già detto, perché consentono di sapere cosa c'è scritto nella Bibbia prima che subisse ulteriori modifiche. Inoltre, i manoscritti sono prevalentemente redatti in ebraico, ma anche in greco e aramaico. Invece, fino al ritrovamento, le testimonianze più antiche erano solo in greco. Il primo nucleo di papiri che venne rinvenuto fu trovato da un gruppo di giovani pastori di capre nell'area di Qumran, sulle coste del Mar Morto. Fu un caso. Uno dei ragazzi aveva lanciato un sasso contro uno scoglio e aveva sentito che suonava come se fosse cavo. Fu così che i pastorelli trovarono l'ingresso ad una caverna, il cui interno era ricolmo di vasi all'interno dei quali si trovavano i papiri e le pergamene. Quando si capì che la scoperta era molto rilevante, giacché quegli scritti potevano essere antichi di oltre 2000 anni, si scatenò una vera e propria caccia al tesoro. Si cominciò a setacciare la zona e vennero trovate altre caverne, per un totale di 11. Dentro ogni caverna erano celati altri papiri, per un totale di 900 documenti circa, scritti tra il 150 a.C. e il 70 d.C. Chi furono gli autori di questi papiri e perché li nascosero in questo luogo remoto? In realtà gli studiosi non hanno saputo dare ancora una risposta definitiva, ma l'ipotesi più accreditata è che coloro che vergarono questi testi, ritenuti sacri, furono gli Esseni. Quella degli Esseni era una comunità di stile monastico contraddistinta da una certa dose di mistero. Vivevano come eremiti e di loro non si sa molto, se non che sono citati in numerose cronache antiche. Oggi, oltre che online, i manoscritti originali sono conservati in diversi musei, tra i quali il Museo Rockefeller di Gerusalemme e il Museo di Israele. Alcuni frammenti sono posseduti anche da privati. C'è chi ha detto che, essendo perduta l'Arca dell'Alleanza e inattingibile il Santo Graal, i manoscritti del Mar Morto sono la chiave di lettura più importante che possediamo per svelare una storia antica, ma è del tutto raccontata. Non è sempre facile decifrare gli scritti sui papiri. Alcuni infatti sono redatti in un linguaggio criptato, che evidentemente poteva essere compreso solo dagli iniziati. Il rotolo più curioso è quello detto di rame, perché infatti è di questo materiale. Al suo interno conserva le coordinate per ritrovare dei tesori nascosti, ma capire esattamente cosa dice è tutt'altro che semplice. Gli studiosi si stanno adoperando per cercare di evincere dai rotoli del Mar Morto tutto ciò che sia possibile, anche ricomponendo i minuscoli frammenti che sono stati ritrovati. Grazie alle più moderne e sofisticate tecnologie digitali è stato possibile rileggere alcuni brani molto noti della Bibbia in modo del tutto nuovo,
come ad esempio quello in cui si parla del diluvio universale. Al momento in cui si narra della costruzione dell'arca di Noè, viene usato un termine che è Nesefet. Questa parola veniva tradotta di solito con altezza, ma secondo il dottor Alexei Yudisky in realtà vuol dire riunite. In pratica il brano parrebbe voler dire che le ordinate dell'arca furono convogliate tutte fino a toccarsi in un solo punto. Detto in altro modo, l'arca doveva avere una forma piramidale. Dai manoscritti del Mar Morto, dunque, si evince che il mezzo con cui l'umanità scampò ad un grande cambiamento climatico era stato costruito con la forma di una grande piramide. Forse per il ricordo di una civiltà più antica e antecedente, quella dei giganti. Trovare testimonianze scritte che vengono dal passato remoto non è facile, ancor meno facile eleggerle con i nostri occhi moderni. Ci sono molte cose che potrebbero sfuggirci, altrettante che potremmo fraintendere, poiché non possediamo più i codici giusti. La Bibbia è uno dei libri più importanti del mondo, al pari di altri testi che conservano la memoria dell'uomo. Nei manoscritti del Mar Morto possiamo ritrovare con maggior freschezza quella che era la voce di chi serbava ancora vivido il ricordo, o il ricordo di un racconto di epoche più remote. Man mano che ci allontaniamo, assume sempre più i contorni del mito e della leggenda. Ma c'è stato un tempo in cui il mito era storia. Forse gli Esseni erano dei sacerdoti che ricordavano ancora la perduta Atlantide. E forse quell'arca, quella nave dalla forma piramidale, è stato il primo seme per ricostruire un mondo che era andato perduto, finito sotto le acque dell'oceano. Sono in molti a credere che, tentando di decifrare i rotoli del Mar Morto senza pregiudizi, si potrebbero fare altre scoperte eclatanti.